84 anni per far numeri del circo mi sembra un po' tanto, no? No, 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 assolutamente. Ma cosa sta succedendo qui? Cosa? No. Tu hai detto che qua succedono cose strane. Ma non siamo in onda. Capito, ma fai quello che vuoi. No, allora, no, adesso qua uno dà i soldi, fa partecipare. Cioè, io non so veramente. Tanto poi le tagliano ste cose. Che livello stiamo toccando qua, eh? Poi, quindi è in onda, cosa? No, no, mi sto pettinando. Che veramente? Mi sto pettinando. Vendersi. Bentornati, cioè, a Numeri da Circo. Cioè, io dico, vendersi, uno magari si vende per un appartamento, per una vacanza. Bentornati. Per dei vestiti, no, per un viaggio. Va bene, non capisco di questo cosa tu stia parlando. Sputtana il format per 20 euro. Sappiatelo, perché io ho sempre detto amicizie, parenti, conoscenti, giri strani, ma adesso veramente sotto i miei occhi, cioè, ma faglio di nascosto. Ma trovati nascosto nel bar qua a fianco agli uffici di Panatronics, vieni qua davanti a tutti e poi vuoi anche fare lo splendido, veramente senza ritegno, vabbè, grazie. Senza ritegno e senza vergogna, cioè veramente sei una cosa oscena. Ok, lui vediamo, che prega, vediamo il bentornati primo video. Vediamo il primo video. Apriamo con Nicolas Quattrocchi, 27 anni, di Lodi, è un pizzaiolo e verniciatore. Ah. Come hobby colleziona divise da calcio. Sì. Un abbraccio per un periodo non fortunato che sta vivendo. Scopriamo la sua giocata. Vai. Quarta puntata di Numeri da Circo, partiamo subito forte con un pizzaiolo e verniciatore di 27 anni da Lodi, Nicolas Quattrocchi, che insomma va a giocare con gli amici, però il piedino ce l'ha morbido, sinistro vellutato. Punizione beffarda. Sì, un po' velenosa, una maledetta stiga Andrea Pirlo dei tempi d'oro, rete molto molto pungente, più per il portiere in realtà. Lui fa una bella punizione, però il portiere rivedibile. Calcetto, tra amici ci sta. Daniela Freschi, 21 anni. Non ci sta, perché? No, devi sminuire il calcetto tra amici. Cioè, no, si fa questa punizione beffarda, sì, intendo. Senso, tra amici non ci si pesta. Spero. Non abbassiamo il livello. No. Daniela Freschi, 21 anni, stavo leggendo ancora Quadrado, invece è Cunardo, sì. Varese, allenatrice. Oggi non abbiamo degli occhiali. No, no, poi ne vuoi altri? No, ma abbassato la scorsa puntata. Le sue passioni sono allenare i bambini, il calcio freestyler, e senti un po', sì, vanta il record di un'ora col pallone in equilibrio sulla testa. Il video lo trovate sui social. Adesso sono molto curioso. Tocca a lei. Buon appetito. Addirittura. Rispetto alla prima edizione ci sono sempre più donne, sempre più ragazze che partecipano. È il caso adesso di Daniela Freschi dal Varesotto, che fa l'allenatrice, allena i bambini, ama il freestyle e insomma mantiene anche un equilibrio quasi zen, perché beve, mangia col pallone rigorosamente incollato alla testa. Beh, e adesso ho capito che buon appetito, tu i video giustamente li vedi prima, io li scopro qui insieme a voi in tempo reale. Complimenti, mangia, beve. Tiene il pallone in equilibrio. A me verrebbe un collo. Fai un po' quello che ti pare, esatto. Daniela, nel senso. Tu no, puoi. Complimenti, complimenti. Questo è un video, secondo particolare, me, che può prendere voti, sì, perché virale, comunque desueto. Andiamo a Jonathan Fasano. Lui è un calciatore. Vabbè, quindi mi aspetto. Sì. Il giudizio sarà più severo, perché se sei calciatore devi fare qualcosa di importante. Eccellenza in Emilia Romagna, sì. Lui è di Bologna, ha 22 anni e il suo sogno, cioè il suo obiettivo anzi, è partito dall'eccellenza per arrivare alla Serie A. E beh, vediamo. Scopriamo se può fare la scalata. Terzo partecipante di questa quarta puntata, Jonathan Fasano. Lui fa il calciatore, gioca in eccellenza, sogna di arrivare un giorno in Serie A, 22 anni, ci riuscirà, chi lo sa, però intanto insomma questa è una giocata molto bella, una volée che si infila là dove non batte il sole. Quindi? E fa questo destro al volo, una volée di pregevole fattura, sicuramente intravedo delle qualità, poi sai, dall'eccellenza alla Serie A, i gradini, la distanza è ampia, però magari arrivare in D, arrivare in C, esatto, e poi sai, la palla è rotonda, tutto può succedere. Ci sono mica i gatti della situazione, ci sono un po' di giocatori, sì, attualmente. Cristian Bucchi giocava, esatto, in eccellenza, poi arrivò in Serie A, ha fatto anni importanti, ha giocato nel Napoli, nel Cagliari, però gradino per gradino, uno sicuramente scoglio. Il gol che ha fatto non è un gol casuale. Assolutamente, andiamo a un giovanissimo, forse uno dei più giovani,
ha 8 anni. Beh, credo il più giovane signore tra i partecipanti che abbiamo avuto in questa edizione. Anche della scorsa, probabilmente. Vizzolo Predavissi, provincia di Milano. Lui si chiama Leonardo La Puma. Vive per il calcio. Tifa Atalanta, anche se di Milano. Scopriamo. E chiudiamo la quarta puntata con un baby talento. Questo è un gran numero da circo per un ragazzo, anzi bambino, perché 8 anni e non sentirli, veramente una giocata molto molto pregevole e talentuosa. Leonardo La Puma da Milano, ma tifa Atalanta. Questo se n'è andato, tanto lo sappiamo che se non prende i suoi soldini sotto banco, se non si fa corrompere, non è contento. Allora approfitto, visto che quando il gatto non c'è i topi ballano, iscrivetevi al mio canale, ok? Quello di Numeri da Circo, ma iscrivetevi al mio di canale, Nico Schira, mettete i like al video, condivideteli, se ci siete, se volete, attivate anche la campanella, così avete le notifiche in tempo reale su tutto ciò che viene prodotto, iscrivetevi al mio canale e a questo punto la puntata è finita. Ci vediamo alla prossima, io ci sarò, lui se c'è bene, se non c'è è uguale. Alla prossima, ciao a tutti!